Non smettete di indagare sulla morte di Marco Pantani. I legali della famiglia di Marco Pantani si oppongono fermamente all'archiviazione richiesta dalla Procura di Rimini e sollevano la proposta di nuovi interrogatori per eventuali testimoni. Nonostante siano trascorsi 20 anni dalla morte del celebre campione di ciclismo, avvenuta il 14 febbraio 2004 presso il residence Le Rose di Rimini, per i parenti di Pantani la situazione rimane ancora avvolta nel mistero e ritengono fondamentale proseguire con le indagini. Durante la terza inchiesta, guidata dal procuratore Elisabetta Melotti e dal sostituto Luca Bertuzzi, sono stati condotti nuovi interrogatori dei possibili testimoni dei fatti, compresi coloro che sono stati coinvolti in modo marginale. Gli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi, rappresentanti della famiglia, hanno sollevato obiezioni contro l'archiviazione proposta. La procura sostiene che Marco Pantani non sia stato ucciso, ma sia deceduto per overdose. Ma le ragioni adottate dalla procura non soddisfano appieno i legali della famiglia, i quali ritengono necessario esaminare nuovamente il passato, approfondire le informazioni disponibili e acquisirne di nuove, al fine di giungere finalmente alla verità, poiché molte questioni rimangono irrisolte e molti interrogativi sono ancora aperti. Attualmente i legali avrebbero richiesto alla procura di sottoporre a interrogatorio i medici che avevano in cura Pantani, al fine di valutare l'entità dei farmaci assunti dal ciclista. Inoltre, potrebbero chiedere di confrontare le testimonianze di alcune persone coinvolte, a partire da Fabio Miradossa, l'ex spacciatore di Marco Pantani, che gli fornì l'ultima dose e che nel 2005 patteggiò una condanna per spaccio. Miradossa, infatti, aveva dichiarato: «Marco è stato ucciso. Io l'ho conosciuto circa 5 o 6 mesi prima che morisse e di certo non mi era sembrato una persona che si volesse uccidere. Era perennemente alla ricerca della verità sui fatti di Madonna di Campiglio. Ha sempre detto che non si era dopato». Durante la terza indagine sulla morte di Pantani, sembra che Miradossa non abbia confermato le sue precedenti dichiarazioni. Le inchieste precedenti non hanno mai avanzato dubbi o alternative riguardo alla morte del ciclista, attribuita a malore o overdose. Nel 2016 la procura di Rimini ha addirittura definito fantasiosa e priva di fondamento l'ipotesi di omicidio, e la Cassazione, l'anno successivo, ha respinto il ricorso della famiglia. Le indagini hanno stabilito che Pantani morì da solo, in una stanza del residence Le Rose chiusa dall'interno, e che la causa della morte furono i farmaci psicotropi, suggerendo più un suicidio che un'overdose accidentale. L'ipotesi di un'assunzione di droghe sotto costrizione è stata esclusa, così come non hanno prodotto risultati gli accertamenti su un presunto intervento della Camorra al Giro d'Italia del 1999, quando Pantani fu squalificato per ematocrito alto il 5 giugno. Per il campione, quel giorno a Madonna di Campiglio segnò l'inizio della sua decadenza. I genitori di Pantani, insieme a molti tifosi, sono convinti che ci siano ancora troppi interrogativi irrisolti. Non rinunciano alla loro convinzione che Marco sia stato ucciso. In passato avevano ipotizzato che qualcuno conosciuto da Pantani avesse fatto irruzione nella stanza aprendo la porta. Il corpo del campione fu trovato tra il letto e la parete, in uno spazio di poco più di 80 centimetri, considerato troppo angusto per un arrivo accidentale lì da solo. I segni della cintura dei pantaloni sul suo corpo, secondo i familiari, non erano compatibili con una semplice caduta, ma suggerivano qualcosa di diverso. Queste circostanze li hanno portati a pensare che qualcuno, forse il suo assassino, fosse entrato nella stanza. Tuttavia la verità su quanto accaduto rimane ancora oscura. La madre di Pantani, Tonina, ha ribadito più volte: «Non voglio vendetta, voglio solo giustizia, per mettermi finalmente il cuore in pace. Vogliamo sapere com'è morto Marco e se c'era qualcuno con lui, come crediamo». Il mistero sulla morte del campione continua.